Capri. Calcio e finanza. Vedi perché poi chi non sa, chi non ha la preparazione, chi non sa nulla dovrebbe stare zitto. Come chissà perché è stato fatto un PIC bond. Vai a vedere se si può rifinanziare subito il PIC bond, se è facile rifinanziarlo, e vai a vedere perché è stato fatto un PIC bond, cosa nessuno ieri ha detto quando vorrebbe provare a rifinanziare. Sì, con le garanzie di Topolino, con i punti fragola lui poteva rifinanziare. Allora, calcio e finanza. Ora ve lo metto in descrizione il link. Non solo il finanziamento da 300 milioni garantito a Suning e Zanga per Ninti, ora il fondo di private equity statunitense, vediamo un po', Oaktree mette in mirino anche la Serie A. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, infatti Oaktree ha presentato un'offerta preliminare per investire 1 miliardo e 75 di euro, 1,90 miliardi di dollari, nella Lega Serie A. L'ipotesi di un investimento per la Lega Serie A ha già attirato l'interesse di 9 tra fondi e istituti bancari, con diverse opzioni tra operazioni legate all'ingresso nella media company fino al classico finanziamento. Oaktree strutturerebbe l'investimento attraverso una combinazione di debito. Ora leggo anch'io come fa quell'altro. Ti leggo il giornale anch'io, però gratis. Oaktree strutturerebbe l'investimento attraverso una combinazione di debito e liquidità che implicherebbe un valore di impresa per la media company della serie A pari a 15 miliardi di euro. In particolare si tratterebbe di un finanziamento pari a 1 miliardo di euro, oltre a 750 milioni, per acquisire il 5% della media company. La proposta sarebbe soggetta a un periodo di lock-up di 5 anni. Oggi l'Assemblea della Lega Serie A ha deliberato di incaricare il CDA di avviare un'istruttoria per trovare un advisor per valutare le proposte arrivate da partner finanziari. Ciao Berta, come tu stai? Quindi, volendo la Serie A, l'ennesima dimostrazione che non potrebbero mai avere l'Inter, per chi dice potrebbe finire Oaktree. Quant'è che ti sto dicendo che Oaktree non la vuole l'Inter, ma a certi personaggi non basta nemmeno il fatto che lo abbia dichiarato ormai ufficialmente. Oaktree ha detto che non è interessata alla cessione dell'Inter, addirittura ora, facendo un'offerta per la Serie A, ci sarebbe un evidente conflitto di interessi, no? A maggior ragione Oaktree ti sta facendo Maramao, e quindi la Lega non potrebbe mai accettare, no? Qualora Oaktree prendesse il regalo di Zhang, come ti ha detto il fuori classe, Oaktree prende un regalo di Zhang di 1,5 miliardi di debiti. Ma qualcuno purtroppo non è preparato, non sa le cose, butta tutto lì e chiede soldi. Quindi questa è l'ennesima dimostrazione della cattiva informazione a pagamento che viene fatta su YouTube di gente che vi racconta solo ed esclusivamente cavolate. Vi posto l'articolo di Calcio e Finanza in descrizione. Iscriviamoci al canale se vi fa piacere e attiviamo la campanellina. Ciao Berta!